Hello! Salve! Benvenuti! Pokémon Presents! Oh, finalmente è arrivato il giorno di scoprire il nostro destino. Scusa, ma il Pardini, Axo e Tonks e Frozen tutti a vedere il Dark insieme te da solo? Yes. Yes. Come va, gente? Come va? Come va? Siamo tutti pronti? Siamo mentalmente forti per vedere cosa ci annunceranno oggi? Vedremo. Tilumbe, grazie al Prime per 9 mesi al Madoro, che l'hai fatto ieri alle 8, ma ieri alle 8 non ero in live, quindi ti ringrazio adesso. Da oggi dipenderà l'esito della sessione estiva dell'università. Perché? Antonio Labrock, grazie al Prime per 2 mesi, prima di legno. Ciao Westman, poi devo scrivere Westman. Devo scrivere una cosa, ricordamelo. Ciao Gave, come stai? Qui per scoprire come Game Freak. Qui per scoprire Game Freak farà qualche disastro con i giochi di quinta gen. C. Thank you. Vedremo. Dove lo guardi, su YouTube? Penso di sì. Fatemi intanto cercare per vedere se c'è già la conferenza pianificata e tutto. Su Pokémon Italia no, ma. Vedremo. Tanadiel, grazie il Prime per 6 mesi, quando argento. Buongiorno Grau, buongiorno, 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 buongiorno. Tra l'altro ti posto domani la schedule dei live. Potevo postarla in realtà già oggi, però con il fatto dovevo già mettere l'annuncio comunque del Pokémon Presents e tutto. Non volevo fare sia annuncio del Pokémon Presents sia la schedule, perché poi uno si mangiava l'altro, una persona vedeva uno ma non vedeva l'altro. Quindi lo posto domani. Poi devi assolutamente vedere una roba che ti ho mandato su Insta. Ok, lo guarderò. Va bene. Metti la schermata a YouTube. In che senso metti la schermata a YouTube? DZ, grazie per la prima volta. Thank you. Stasera ho ritardo di tech. Intanto per... No, no, no. Devo lavorare al video di Elden Ring. C'ho un botto da fare. Guardo se c'è pure un annuncio sensato di cui discutere. Casomai un video anche YouTube. Oggi pomeriggio devo fare quello e poi passarlo anche a Sora per editarlo e tutto. Quindi ci farò un resto della giornata comunque impegnato. Non posso fare anche live stasera. Mi piacerebbe, ma non posso. Non Toxic User, Prime per 34 mesi. Martin, Prime per 12 mesi. Buongiorno Gavir, ho finito la serie Daxos 2 e mi è piaciuto un sacco. Adoro il fatto di aggiungere la storia del personaggio a quella del gioco. Per me è stata super interessante. Sto adorando ovviamente anche quella di Persona 3. Thank you. Oggi dovrebbe uscire un video. Il problema è che non l'avevo ancora finito di caricare Sora prima che io andassi live. Quindi vedremo. Forse esce un attimo in ritardo. Potrebbe essere. Tanto se non si hanno aspettative non si può essere delusi, giusto? All'incirca. All'incirca. Vedremo, cioè, non credo di dovervi dire che entro in questa conferenza qua con aspettative inesistenti. E non credo annunceranno niente di che potrà piacermi al momento attuale. Non penso da quest'anno. In futuro forse, ma non penso da quest'anno. Posso essere benissimo posso benissimo ricredermi, però dubito. Dubito di esperienza. Elix, grazie per 3 mesi prima di bronzo. Thank you. Spero che non annuncino remake che escano quest'anno. Allora, parliamo allora della conferenza. Tanto quanto manca? 22 minuti. Per chi non sapesse, inizia alle 15. Ah, Helix, grazie per 4 mesi. Thank you. Franci, grazie per 20 mesi. Dopo aver fatto l'abbonamento direttamente a Gavri alla Games Week, riesco a fare anche i 20 mesi con il mio compleanno. Let's go. Thank you. Niente bustine oggi? No, no, no. Quando si fa eventi speciali del genere, non ci sono delle bustine. Only Jess, 3 mesi prima di bronzo. Thank you di nuovo anche a te. Tra l'altro, sto avendo oggi problemi con YouTube. Dove non so se qualcun altro li sta avendo. Fatemi sapere nel caso. Fa fatica a caricarmi la colonna al lato a sinistra dello schermo con gli iscritti, la pagina della home e tutta la roba. Fa fatica a cambiarmi account. Fa fatica a premere YouTube Studio. Fa fatica a fare qualsiasi cosa perché spesso mi apre delle schermate di errore dicendomi oh, we don't fucking know. E non so perché. E boh. Ci ho messo 30 minuti oggi a switchare su Grave DLC per vedere se il video di Persona 3 era caricato. Quindi vedremo. Forse fisicamente non riesco a caricarlo perché YouTube non vuole, non lo so, vedremo. Non so se anche voi state avendo un problema simile o meno, però boh, sta poco ti ha creato. Perché vi ho fatto il culo al POG! No, non è vero.
Eravamo contenti, potevamo benissimo tranquillamente vincere anche lui. Horizon, 13 mesi con Prime. Kakamyukatsu, grazie del Prime per 11 mesi. Thank you anche a te. Allora, da questo Pokémon Presents, quello che mi aspetterei, ovviamente, ai soliti noti. Credo che ormai non c'è bisogno di dirlo, ma ci sono ottime chance che andremo ad avere i soliti annunci comunque di Pokémon Presents. Pokémon Master CX, direi che è probabile un annuncio a riguardo. Pokémon Unite, direi che è probabile un annuncio a riguardo. Pokémon Go, direi che è probabile un annuncio a riguardo. Pokémon Cafe Mix, direi che è probabile un annuncio a riguardo. Ci sarà allora, visto che ormai tutte le ultime conferenze c'è stato, anche l'annuncio di un nuovo anime, comunque serie TV o cose speciali che fanno a riguardo, come lo era Pokémon Concierge, come lo era Pokémon... gli altri nomi di cui non mi ricordo e tutto. Vedremo cos'è invece la vera ciccia dell'evento. Secondo me, qualcosa comunque annunceranno oggi. Perché io non farei... poi non sono un furbino, però io non farei una conferenza Pokémon Presents senza avere un annuncio importante del giorno. Detto ciò, non è detto che sia un gioco Game Freak o che sia della serie principale. Abbiamo già avuto in passato Pokémon Presents dedicati a un nuovo gioco, era tipo Pokémon Unite, e molta gente era delusa da quello. Quindi c'è comunque quella chance lì e c'è comunque quella evenienza. Ma di nuovo, purtroppo, non credo. L'anno scorso c'è stato soltanto il DLC di Scarlet e Violet. Quest'anno, al momento attuale, è ancora vuoto. In base a quello che sembra, Switch 2 non arriverà quest'anno, ma ne arriverà inizio prossimo anno, quindi c'è un intero anno tranquillo in cui potrebbero rilasciare un nuovo gioco Pokémon. Le chance sono presenti. Quale sia questo gioco Pokémon che potrebbero annunciare, vediamo. Potrebbe di nuovo comunque non essere un gioco da serie principale, ma potrebbe essere un Mystery Dungeon, un remake di giochi del genere, un nuovo titolo spin-off, tra virgolette, ma con un impegno un pochino più alto a giustificare il... l'annuncio durante un Pokémon Presents, o potrebbe essere appunto un nuovo gioco Pokémon. Vediamo. Shadow Joker, Prime 20 mesi. Thank you. Matt Zia, Prime 26 mesi. Thank you. Soul Dranzer, Prime per prima volta, benvenuto. Oebia, Prime per 40 mesi. Broda. Broda. Speriamo in Sixon. Speriamo in Sixon, esattamente. Quello che penso anch'io. Kini, Prime 17 mesi. Oggi NCB, let's go. Ah, NC, ok. Pensavo a N come se fosse un numero. Secondo me non c'è il DLC del Dering. Se mi danno oggi il secondo trailer del DLC del Dering, non posso guardarlo perché sono soddisfatto del primo, non voglio guardare più nient'altro prima di giocare al DLC. Quale sarà l'annuncio di oggi? Vedremo. Allora, io parto con l'idea che purtroppo per quella che è la situazione attuale di Game Freak e la qualità dei prodotti della compagnia negli ultimi anni, mi riferisco anche alla gente Pokémon Arceus. Bel gioco a livello di gameplay e bel gioco a livello di scelte design, ma comunque era molto indietro a livello tecnico. Molto molto indietro, quello possiamo tutti concordare. Poi probabilmente il mio gioco preferito 3D di Pokémon, però era comunque mostruosamente indietro come gioco. Quindi, e siamo sicuri che Game Freak possa tirare fuori cagate dopo Scarlet e Violet. Non hanno problemi a farlo, possono fare delle cagate gigantesche. Quindi purtroppo io non credo che un gioco andrebbe a annunciare oggi potrebbe interessarmi. Questo che sia un leggende, potenzialmente anche leggende potrebbe non interessarmi, vedremo. Se c'è un leggende è il best case scenario per me, però non credo. Se questo sia un remake alla modi Horas, Art Gold sul Silver dei vecchi giochi, o che sia un remake alla Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, oppure anche BDSP. Quelli sono, diciamo, il worst case scenario per me di annunci che potrebbero andare a fare. E al momento attuale sono più da quel lato lì di quello che potremmo ricevere come gioco oggi. Il mio best case scenario, l'ho già detto nelle scorse live, ma lo ripeto adesso. Il mio best case scenario, ma purtroppo per l'esistenza di questa conferenza qua non credo potrà esserci, è che oggi annunciano nuovi giochi Pokémon. Perché chiaramente Game Freak e The Pokémon Company devono rivalutare il modo in cui fanno giochi e non possono rivalutarlo e casomai riorganizzare il team e non possono istruire il team e non possono fare cose del genere se sono impegnati nel lavorare un nuovo titolo e un nuovo gioco, remake, qualsiasi cosa esso sia. Quindi purtroppo il miglior scenario e la migliore opzione sarebbe quella di non ricevere un gioco nel 2024, ma dubito. Purtroppo non credo ci sarà questa opzione qua. Non credo che riceviamo un leggende,
perché l'ultimo esperimento con leggende è, secondo me, troppo recente e loro non ci credevano neanche, quindi non credo che avrebbero già greenlightato e accettato di fare un nuovo progetto a tema con così poca distanza rispetto a precedenti leggende. Non credo avrebbero avuto il tempo di casomai a provarlo, essere in preproduzione o comunque avere l'idea a riguardo e poi creare il progetto di un nuovo leggende. Quindi purtroppo escluderei anche quello. Le opzioni più probabili sono remake di vecchi giochi, come questi sono fatti, un altro discorso. Però le due opzioni più probabili sono o seconda gen o quinta gen. Vedremo. God scenario, tornare a fare giochi in 2D in pixel art. No, non è un buon scenario quello lì. È tornare di nuovo indietro. Sì, probabilmente li sanno fare meglio giochi del genere, però io non voglio quello. Io voglio che facciano dei giochi belli, moderni. Non voglio che facciano la roba nostalgica di 20 anni fa. No? Se voglio giocare la roba di nostalgica di 20 anni fa, gioco la roba nostalgica di 20 anni fa. Io sono personalmente contrario a tornare a 2D e pixelata. E in più è un'opzione che non credo farebbero mai, perché purtroppo c'è in generale nel mondo dei videogiochi l'idea che il gioco in pixel art in 2D è un gioco meno importante rispetto a quello 3D, ed è inferiore, ed è indie. A caso vengono cambiati i giochi in pixel art per la categoria indie Game Awards, e quindi dubito che lo faranno mai. Non credo che tornerà indietro da questo punto di vista. Le opzioni appunto sono quindi allora remake di giochi di seconda o di quinta. Il problema di remake di giochi di seconda e di quinta è che noi non riceviamo un buon remake Pokémon da Omega Rubino Alfa Zaffiro. Omega Rubino Alfa Zaffiro erano dei buoni remake di giochi Pokémon, perché comunque mettevano insieme Rubino e Zaffiro con Smeraldo, con contenuti inediti e comunque il massimo che potevano di fare art style all'epoca. Poi ovviamente puoi preferire la pixel art di Game Boy Advanced, assolutamente, forse potrei anche concordare, non lo so, però comunque il contenuto e il prodotto finale era molto bello. Precedente ancora sarebbe Art Gold e Soul Silver, ma qua andiamo all'epoca DS, è talmente distante che non dovremmo secondo me neanche prenderla in considerazione. I remake come li fanno adesso, purtroppo, per quanto sarebbe figo ricevere un remake del genere di Art Gold e Soul Silver o di Bianco e Nero con contenuti nuovi, con casomai un mix di Bianco e Nero 1 con Bianco e Nero 2, con potenzialmente un Bianco e Nero 3, ma non credo proprio, è che non credo proprio che lo riceveremo, perché Game Freak non fa più giochi del genere. E in più, se fanno un gioco del genere, per purtroppo il livello tecnico che fanno di recente, non credo che saranno neanche un miglioramento a livello grafico dei giochi del passato, perché l'abbiamo visto con BDSP. BDSP erano dei remake fedeli di Diamante e Perla, ma che avevano un contenuto in più rispetto a Diamante e Perla, che era la zona underground, e non avevano incluso neanche Platino. Esteticamente era peggio, quindi è uno dei casi di remake e di... Non è un remake, in realtà è una remastered più strana in assoluto, perché è quasi un downgrade rispetto all'originale. Ci sono casi del genere ovviamente, però è la prima volta così evidente per il mondo Pokémon. Vedremo, oh fucking no. La zona underground c'è nei regiani, credo. Sì, ma non credo fosse così estesa. Credo che abbiano cambiato diverse cose in BDSP. Non me lo ricordo molto bene perché non ho mai approfondito quella parte lì del gioco in Diamante e Perla, però credo che avessero cambiato diverse cose in BDSP. La tua casa è fatta in cemento armato? Non lo so, non credo. No, dovrebbe essere... No, credo mattoni. Non è quasi un downgrade, è un downgrade. Dipende, alcune persone hanno... Cioè, come io ho il problema della visuale isometrica, dove vedo un gioco in visuale isometrica e mi si spegne il cervello. Ci sono delle persone che vedono giochi 2D e si spegne il cervello. E li puoi mettere davanti anche i cibi più brutti dell'esistenza e comunque li preferirebbero un gioco 2D. Quindi è comunque opinabile come cosa, purtroppo. Però il 99% delle persone concorda. È cosa di comunque opinabile. Porta Nova Re di Genova. Per 7 mesi. Secondo me per Unova il discorso del Dragon Generic Legends è... l'unica soluzione, capisco il discorso che fai, però boh, Unima è troppo amata e profonda per fare un giochino. E non lo era Sinnoh? Hanno fatto BDSP per Sinnoh, sì, hanno fatto anche leggende, però erano talmente poco sicuri di leggende che hanno fatto uscire anche BDSP. Perché se erano sicuri del progetto non facevano uscire anche BDSP rushato all'ultimo secondo dato a Ilka. Quindi non saprei. Lo sapevi che hanno fatto un sequel di Dark Souls? Di Dark Souls 2? Sì. Andrea Berna, 47 mesi, 17
No, 17 mesi. Perché l'ho detto 47? Che c'è scritto sotto 4 minuti fa. 17 come le gambe del primo Pokémon decima generazione. What? Eh? Mi, grazie il Prime per la prima volta, benvenuto. Ok, sono in Prime. Beh, mentre stesso... Ah, è vero, ci potrebbero essere anche aggiornamenti Pokémon Sleep, è vero, me l'ho dimenticato. Potrebbero annunciare comunque nuovi eventi tema Pokémon Sleep e cose simili in questa conferenza qua. Se... Comunque le opzioni appunto sono due. O è seconda gen o è quinta gen, probabilmente... Io sono preoccupato per entrambi perché sono entrambi giochi molto belli, quindi seconda gen e quinta gen, quindi... Non lo so. Speriamo in un Horas, speriamo in un Art Gold e Soul Silver, ma aspettiamoci probabilmente un BDSP o Let's Go. Non credo comunque, perché ho visto parlare molte persone che dicono che potrebbero annunciare Let's Go Yoto o comunque Let's Go qualcosa. Per il momento non credo lo faranno, per la semplice ragione che comunque il progetto di Let's Go era fatto apposta per prendere i fan di Pokémon Go e introdurre, diciamo, anche i giochi per console del mondo Pokémon. Il progetto di Let's Go, secondo me, l'unica cosa sensata per giustificare il progetto lì era quello. Quindi non so del perché lo dovrebbero fare adesso nel 2024. Cioè, devono prendere i giocatori di Pokémon Go adesso per farli giocare a giochi Pokémon? Non credo. Poi che facciano comunque un gioco di seconda gen con un'estetica simile a Let's Go e con comunque un'idea simile a Let's Go, sì, però non mi aspetterei forse quel titolo. Più che altro quello il discorso. Potrei sbagliarmi, però non mi aspetterei quello. Per me il progetto Let's Go non funziona bene, un nuovo Let's Go non lo vedo molto sensato. No, ovviamente no. Anche io concordo appieno. Però. Preferiresti remake di seconda o quinta? Se dovessi dirlo... Ti direi seconda. Perché penso che la seconda gen la possono rovinare peggio, cioè la possono rovinare meno della quinta. Che è un brutto modo con cui pensare una roba del genere, ma purtroppo è quello a cui sono stato abituato, quindi è difficile pensare al contrario. La quinta, secondo me, tratta temi più... maturi, stranamente, per quelli che fa solitamente The Pokémon Company negli ultimi 10 anni. Seconda gen era Orragento, sì, Sora. Mentre la seconda gen era più semplice, comunque. Ci sarebbe il problema comunque di un'intera altra regione collegata a Yoto, che sarebbe Kanto. Boh, vedremo. Pokémon Presents in 6.15. Fammi controllare di nuovo se sta comparendo la conferenza da qualche parte. Eccola qua. Oh, per una volta la trovo prima che succeda altre cose. Secondo te sarebbero capaci di far uscire una versione potenziata di Scarlatti e Violetto alla maniera di Ultrasole e Ultraluna? No. Non hanno fatto Ultrasole e Scudo. Ultrasole e Ultraluna sono tipo gli giochi peggio venduti della storia Pokémon, quasi. Proprio perché non funziona più quel formato lì e quel modo di fare le cose. Ormai ci sono i DLC al posto della terza versione del gioco. Non penso che lo riceveremo di nuovo. Il Dark durerà solo 12 minuti e 50 secondi. Chi te lo dice? Se 12 minuti e 50 secondi mi sembra strano, perché non so perché dovrebbe fare un Dark e una Presence per una cosa di 12 minuti. Vuol dire che non c'erebbe niente e stanno, sarei contento, però. Se 12 minuti... però... I media su internet dicono tutti così. Ok. I media chi? Di chi parli? Non sa la durata, no. The Pokémon Company, il loro post, non ha detto niente a riguardo. Usum, 9 milioni di copie. Bianco e nero, 2 milioni di copie. Bianco e nero non ha venduto 2 milioni di copie. No. L'ha detto Centrolix, se non sbaglio.
vabbè, un leak, quindi, tra virgolette. Forse hanno fatto data mine della programmazione. Potevano vedere il file dentro e vedere quanto durava. Intanto è stato fatto come cosa. Ci potrebbe stare. 8 milioni, leggi bene. Ah, poco un bianco e nero 2. 8 milioni. Ok. Pensavo fosse. Vabbè, il 2 comunque, dicevo il primo. Infatti non ho detto che uso il peggiore di sempre. Ho detto che è uno dei peggiori di sempre. Ascoltiamo quello che dico. Paolo Druffi, grazie del Prime per la prima volta, benvenuto. Non stai con fra gli altri. No, poi sentirò probabilmente su Discord, ma a me piace guardare le conference da solo. Poi posso benissimo andare a chiacchierare anche con gli altri. Ma è vero che Pokémon Scarlet e Violet era inizialmente programmato per Switch 2? No. E per questo fa schifo perché l'hanno downgradato? No. No, non è questo il motivo. Non esiste un mondo in cui erano stati programmati per Switch 2. La playlist degli host delle live dove si può ritrovare? È su Gather Live. Sono tutte lì. Vai nella sezione playlist, le trovi. Calab, Prime per 4 mesi. Annunciano che smetteranno di fare un gioco Pokémon all'anno. L'ho detto io, è il mio best case scenario. Se lo dicono, sono contentissimo. È una pacchia per me. Vuol dire che posso spendere più tempo per fare i giochi o possono spendere quel tempo per trovare soluzioni al problema. Mi va benissimo. Super bene. Non lo so, boh, al momento attuale ogni cosa annunceremo, però sarebbe comunque un po' strana per me, quindi vedremo. Vedremo. Decima gen quest'anno? No, dovrebbe. Se la decima gen se arriva, arriva o prossimo anno o quello dopo. Solitamente ci passa 3-4 anni tra una generazione e l'altra. Oh, potrei sbagliarmi, avevo detto che Scarlet e Violet non dovevano uscire nel 2022 perché non c'era il tempo di sviluppo. Avevo ragione, però. Sono comunque usciti nel 2022. Secondo te si scuseranno per Scarlet e Violet in ritardo? No. È una compagnia giapponese, non lo fanno. Preferiscono. È proprio la mentalità, purtroppo, un pochino strana, ma è così. Preferiscono morire su a spada tratta che dire no, scusate, non ho fatto cazzata. Non lo direbbero mai. Fanno finta che tutto vada bene e ignorano completamente il problema. Verze, prima per 16 mesi. Uè, salve Jari, speriamo che annunciano la vera nona gen e scattivette uno scherzo. Nah, sono a posto anche senza nona gen. Tomox, Prime per 8 mesi, super carico per le evoluzioni di Chop. Vedremo oggi se annunciano. Sandroski, Prime per 19 mesi. Gra, mostro preferito di Monster Hunter. Il Gravius. Non lo è probabilmente, ma ti dico comunque il Gravius. Anche se tecnicamente impossibile, sarebbe un buon scenario dare lo sviluppo dei giochi a qualcuno che non è Game Freak. Ah sì, 100%. Sicuramente. Cioè, Game Freak la cosa comunque fa bene. Il critico comunque per design che hanno fatto in nona gen, ma la cosa che comunque fanno bene è il design dei Pokémon, il design dei personaggi, roba simile. Hanno comunque da quel punto di vista un ottimo team a livello di character design e di art style anche in generale solitamente, poi riescono a farlo, replicarlo bene in game, un altro discorso. Basta che loro continuerebbero a concentrare, basta che loro continuassero a continuare a concentrarsi sulla parte che sanno fare bene da... Mi dovreste di nuovo vedere e sentire. Cosa è successo? Non ho idea. Ha smesso di funzionare l'audio su tutto il computer. Sia il mio microfono sia per me nelle cuffie non funziona più niente. Ho dovuto riavere il computer. È iniziata la conferenza, dobbiamo iniziare a guardarla. Boia, che timing perfetto. Porca vacca. Saremo leggermente in ritardo, mi dispiace. Peggior timing possibile, ma va bene. Lo guardiamo un per due così non ci perdiamo roba. Tanto sarà fuffa adesso. Ci sono gli unknown. Yoto? I'm Ishihara from the Pokemon Company. Today, February 27th, is Pokemon Day. This is the date that the Pokemon Red and Pokemon Green games were first released in Japan. Our adventures with Pokemon, which started with the simple fun of collecting, trading, and battling in the Pokemon Red and Pokemon Green games, have expanded to fit into so many facets of daily life, including walking and sleeping. We'll keep challenging ourselves to create new ways to enjoy Pokemon, and we hope you'll continue your adventures with us. Today, we will be bringing you all the latest news about Pokemon, including our newest titles. Mr. Tsunomiya, please take it away.
Sono delle spazi vuoti dietro. To commemorate Pokemon Day, we've planned a series of Terra Raid battle events where you'll be able to face off against the mighty Venusaur, Blastoise, and Charizard. The first of these Terra Raid battle events will begin tomorrow. We hope you will all enjoy these raids. Today, I'd also like to share the latest updates on a number of our other games. Please have a look at this. Pokemon Go, ok. È per due, sì. Perché siamo indietro. Tanto è fuffa per iniziare, come sempre. Pikachu wearing Cap's hat is making its debut. It even knows an attack new to Pokemon Go, Bolt Tackle. Charcadet, Armarouge, and Cerulean are coming too. And Liko and Roy will be dropping in when you snap a pick and go snapshot. So set out on an adventure with your new friends. Okay. C'è i moggati. Sì, meglio produrre che sul finale. Dopo qualcuno arrivi e spoglia roba. Pokémon Sleep. Ma perché la style di Pokémon Sleep è uno dei giochi principali della serie? Io preferisco molto di più così. Quanto è più bello così la roba? Quanto è meglio in questo modo? Ok, siamo in pari. Che timing orribile comunque, perché in memoria l'audio di tutto il computer non c'è nessuna ragione. Non so perché sia successo, non ho idea. Pokémon Master Sex! Now, I never give up. We're just getting started. We're the greatest in the world. You're the greatest and strongest partner I could ask for. Beh, molta seconda gen, eh? Manda a scatti la conferenza. Caffè Mix. Ma come format comunque così non mi dispiace che non si mettano lì a parlare troppo a lungo di roba e passano da cosa a cosa. Caffè Mix, let's fucking go! No, ma che? Oh, ma che boom il Caffè Mix! Ma di cosa stiamo parlando? Siamo qua per questo noi! Beh, se va di questa velocità qua, 12 minuti ci posso credere. Mi torna. Miraidon, sì. Se non sbaglio, avevano già annunciato gli scorsi giorni. Chissà perché annunciano prima e poi lo rimostrano di nuovo durante il Pokémon Presents. Quindi tipo 5 secondi salta un frame, non so perché. È finito! No, non credo. Moving on, please have a look at this video. Stanno speedrunnando un botto! Pokémon Milk! No? Pokémon Amazon? Altro gioco di carte per telefono? È solo per collezionare! Oh, carino! È solo per collezionare! Non è il TCG, è soltanto il gioco collezionabile, senza... È solo carte collezionabili senza il gioco. Meglio dire. Ah no, ci sono anche lotte. Allora, che cazzo è di diverso rispetto all'altro gioco... Sono carte anche nuove? Figo.
Perché sta roba qua non è in giochi mainline? Sono ancora confuso, ma va bene. Gioco di carte collezionabili Pocket. Aprite due buste al giorno senza... Me ne ho dimenticato. Cosa cambia tra questo e l'altro? Questo è dato a Dena? What you just saw was the world's first look at Pokémon Trading Card Game Pocket. This game lets you easily collect Pokémon cards. La Dena ha presentato? All over the world have enjoyed since they debuted in 1996, but in a new digital format. Okay. The Pokémon Company is developing this game as a three-party collaboration with Creatures Inc., the creators of the Pokémon Trading Card Game, and DNA, our partners in the development of Pokémon Masters EX. Okay. To mark the launch of this title, here's a message from Mr. Yuji Kitano, President and CEO of Creatures. Mr. Kitano, take it away. Hello, everyone. I'm Yuji Kitano from Creatures. Questo potrebbe interessarmi. I'd like to start by thanking everyone for enjoying the Pokémon Trading Card Game Pocket. We hope to bring you all a new way to enjoy the Pokémon Trading Card Game. So we are hard at work developing digital cards. When we develop physical cards, we strive to please by taking great care with our paper quality, colors, and printing process. Ma non al disegno. Since this game uses mobile devices rather than paper, we're challenging ourselves to express that care in new ways that are only possible digitally, such as using the characteristics of the screen to show off brilliant colors and stylish effects. One way we're accomplishing this is with immersive cards, which give players the experience of leaping into the world of the card illustration. That's fighissimo. What's more, we've developed new streamlined game rules based on our existing battle system, so you can enjoy a quick battle during the free moments in your day. Okay, quindi è la versione semplificata del gioco di carte vero e proprio. Strano però. Ma sembra che anche abbiamo delle espansioni diverse. Hard to deliver a fun experience for those of you who already enjoy the Pokémon Trading Card Game, as well as those who've never played before. We hope you look forward to the results of our latest efforts in the world of the Pokémon Trading Card Game, Pokémon Trading Card Game Pocket. Thank you so much. Alcuni artwork mi sembravano nuovi, alcuni artwork mi sembravano vecchi, le espansioni sono nuove, non esistono. We plan to launch Pokémon Trading Card Game Pocket within 2024. Please look forward to more details in the future. Just one more thing. We'd like to end today's presentation with one final video for you all. Ok. Thank you for tuning in. Bravi. Speriamo in uno spin-off. Sex. No, ho già scritto. Sueyue. Qua c'è scritto. Non so leggere l'annuncio così velocemente. Huh? Huh? Game Freak. Ah, shit, Game Freak. Ah, no, Game Freak. Progetto di rigenerazione urbana. Oli. Il sogno di una splendida armonia tra esseri umani e Pokémon. Roba originale? Volentieri. Li abbiamo criticati troppo perché fanno grafica brutta, quindi hanno rimosso completamente la grafica. Ci sono solo i poligoni adesso. Kalos? Luminopoli. Okay.
Leggende Pokémon Zygarde? What the fuck? Zeta meno. No, Za. Che cazzo è? 2025? Sono confusissimo, va bene. Sure. Sure, va bene. Va, mega anche, va benissimo, va benissimo. Va benissimo. Va bene, ci può stare. Best case scenario, a quanto pare. Nessun gioco quest'anno e leggende. Peccato niente di concreto, però... Per me è l'opzione migliore. Perché la sesta? Che strano, e tra l'altro non ho visto nessuno parlarne online, quindi non è leakata come cosa, stranamente. Probabilmente non è leakata perché non c'è niente di pronto, non ho mostrato nulla. Perché l'hanno creato ieri sto trailer, è probabile. Immagino sia per Switch 2 a questo punto qua. Ah, probabilmente allora è dovuto al fatto... È dovuto al fatto che... Che Switch probabilmente è stata rinviata. È a favore di quella teoria lì. Hanno rinviato Switch 2. E quindi... Hanno dovuto anche rinviare il gioco Pokémon. Situazione estrema in cui... Vista che è stata rinviata l'intera console, devono rinviare anche il gioco. Potrebbe essere. Sembra la cosa più sensata. Vi ho mutati, gente. Inutile che spammate ancora roba. Hai disattivato l'alert? Sì. Continuate a urlare, stavo parlando. Ok. Che strano, però Kalos. Vedai i punti, sì, tipo gli ultimi due. E la grafica sarà bella in tutto questo tempo, vero? No, non credo. Penso che, appunto, la mia teoria è che l'idea originale fosse comunque farlo uscire nel 2024. Quindi non credo come cosa. Sesta... Va bene. Va benissimo, Legend of Zygarde. Va benissimo. Sure. Ed è un leggenda nel mondo moderno. Perché stavolta è un mondo moderno, non c'è il viaggio temporale dove vai nel passato. O nel futuro, sì, anche potrebbe essere nel futuro. Dall'estetica comunque, con il neon e roba spara flashata così. C'è davvero poco da dire sul trailer, eh? Prestandoci un attimo a riflettere sulla sicurezza di Zygarde, questo Pokémon interviene quando l'ecosistema è a rischio, magari tutta questa urbanizzazione futuristica sta comportando Kalos e porta le sfide un po' competute nelle leggende. Perché però non un Pokémon Zygarde? E hanno chiamato invece Pokémon Za. Credo sia Z, A e accento. Voglio sapere... vedremo se c'è... Adesso voglio vedere se c'è sito ufficiale e roba riguardo. Non è una A? È per AZ. Grazie, se io non ci ho pensato subito ad AZ.
Giusto, ha senso. Ha senso, a Z. Però così scritto così sembra za. Come si legge? Siamo in una situazione alla 358 days over 2 dove è scritto come 358 fratto 2 o e devi leggere 358 days over 2 o è AZ o è ZA? Come cazzo si legge? È Z trattino A o è ZA apostrofo? Comunque una cosa posso dire, il logo mi piace di più rispetto a quello di Arceus in italiano. In inglese, in giapponese, quello di Legende Pokémon Arceus è molto bello. In italiano faceva cagare perché avevano invertito Leggende e Pokémon. E quindi il logo non funzionava più. Qua invece ha già più senso. Penso sarebbe comunque meglio con Leggende sotto, Pokémon Legends, ZA. Però già meglio stavolta. Pokémon AZ. Vabbè, sono contento di questa conferenza qua. Mi dispiace che mi sia morto il computer prima della live. Grosso peccato, però. Quindi sono dovuto guardare metà della conferenza velocemente. Però il formato più veloce, sono a favore. Non hanno motivo di spenderci 20 minuti in chiacchiere di roba che già conosciamo e sappiamo che funziona. È talmente evidente e ovvio che l'annunciano che tutti sanno che sta per arrivare e tutti sanno che è presente una conferenza. Quindi va bene fare la carrellata così e comunque per chi interessa rimane interessato. Dare un po' di tempo dedicato a nuova applicazione, nuovo progetto e roba simile. Voglio saperne di più. Potenzialmente interessante per me, perché l'altra applicazione del gioco di carte per telefono faceva cagare alla merda, quindi onestamente non l'ho toccata. Se questa è fatta bene con pure le carte, comunque olografiche, ci puoi entrare dentro con l'artwork per bene e tutto, volentieri, può essere una figata. Spero mi dia anche la possibilità di scannerizzare i miei codici dei pacchetti, sarebbe carino però. Non credo perché i set sono nuovi, credo saranno dei set speciali per questa applicazione qua e sarà separata rispetto al resto del mondo Pokémon. Strano, ma va bene. E Leggende Pokémon Zapper 2025. Allora, per chi non lo sapesse, è praticamente ormai confermato che Nintendo Switch 2 non arrivi quest'anno, arriva prossimo anno. C'erano diversi rumor e leak nelle ultime settimane che dicevano forse arriva nel prossimo anno, c'è stato un rinvio da parte di Nintendo e lo vedremo in realtà nel 2025. Di recente ci sono state, diciamo, delle fonti molto più sicure a riguardo che dicevano no, 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 gente, arriva il 2025, hanno dovuto rinviarla purtroppo. E vedere il nuovo gioco Pokémon non uscita nel 2024 ma nel 2025, quando Pokémon farebbe di tutto pur di non rinviare i giochi, potrebbe avere senso. Però c'è anche da dire che lo scorso Leggende è uscito di gennaio. Quindi forse è un altro caso di gioco di gennaio. O è proprio per Switch 2. Potrebbe essere anche soltanto una coincidenza. Potrebbero essere completamente separati i due eventi. Però è da prendere in considerazione comunque il fatto. Questo uscirà al Day One insieme a Switch 2. Che non sarebbe una brutta idea per comunque per, da un punto di vista del marketing per Switch. Cioè se vogliono vendere console di Nintendo Switch su 2, capitemi, di Switch 2, una nuova console, avere Day One un gioco Pokémon sulla tua piattaforma è potentissima per il brand Nintendo. Sarebbe un sacco importante per loro. Come per loro è importante, casomai, avere uno Zelda o un Mario, avere un gioco Pokémon sulla loro piattaforma molto presto è importante. Secondo me Legend of Zelda girava così mai su Switch 1 che Nintendo che non perdere la faccia ha deciso di far uscire la Switch 2. No, non credo. Ok. La città sembra più complessa, quindi forse faranno per la prima volta una città vera e propria. Sarebbe bello, ma non ci scommetterei, purtroppo. Sarà quindi Luminopoli come singola zona centrale e poi tutto il resto attorno che sarà separato? Come fanno ad ambientare un Leggende non nel passato ma nel futuro? O cambiano il format, che a me andrebbe comunque benissimo, fare una via di mezzo tra un effettivo gioco di Pokémon classico e Leggende. Super bene come cosa, non mi sarebbe per niente un problema. Anzi, di nuovo, forse best case scenario da un certo punto di vista. Vabbè, dai, non mi sembra male. Non c'è niente su cui basarci al momento attuale. Non hanno mostrato niente. Sarebbe stato che esiste il gioco. Potrebbe promettere bene, ma di nuovo, purtroppo non posso alzare le mie aspettative e dire: oh mio Dio, è quello che volevo! Perché è quello che volevo. Perché purtroppo è comunque Game Freak. Cioè, il motivo del perché sono comunque preoccupato dell'annuncio è perché l'annuncio è iniziato così. E quindi che cosa ci posso fare io? Devo comunque essere preoccupato. Non credo sarà nel futuro non avrebbe senso, credo. Perché da come hanno mostrato, siccome fosse una specie di presentazione del progetto di creazione di Luminopoli. Sì, in parte lo sembra un progetto di creazione di Luminopoli, quello che ho pensato anch'io, siamo le blueprint della città. Però contemporaneamente poi hanno mostrato la città già costruita con la luce dentro e con tutto futuristico così. Non lo so, mi sa o di tempo moderno o di futuro. Passato mi sembra estremamente improbabile per me.
per quel pochissimissimissimissimissimo abbiamo visto adesso. Ma è davvero poco abbiamo visto, eh. Quindi non saprei. Forse va ritorno nel tempo, almeno si spiega la Z prima della... Quindi dice che è un progressivo viaggiare indietro nel tempo? Non lo so. Forse una cosa tipo età vittoriana? Ma dal design non mi sembra. Non è età vittoriana comunque il design dell'ambiente. È patente Luminopoli 1-1 così. Eccetto per la roba olografica. E se è tipo una roba tipo... gioco virtuale e mondo virtuale. Ed è una discussione del mondo virtuale, di come si adatta al mondo Pokémon a quello. Boh. Si gioca nel gioco, tipo. Perché forse l'obiettivo di Leggende è comunque separare quello che è Leggende con il mondo Pokémon classico, dei giochi classici. In Leggende Pokémon Arceus il loro metodo era viaggiare nel tempo. Forse qua il loro metodo è realtà virtuale, un mondo separato. Quindi ci può essere comunque anche il Team Flare che fa roba cattiva, ma non è veramente troppo cattivo, perché stanno soltanto facendo casino con il videogioco. Ma dobbiamo comunque fermarli, perché che cattivi. Maybe? Non lo so, c'è zero, non c'è niente su cui basarci, quindi possiamo dire qualsiasi cosa. Ogni cosa si può dire comunque è concreta. A meno che non ci sia un news sul sito Pokémon ufficiale. Progetto di rigenerazione urbana, Luminopoli. Progetto di rigenerazione urbana. Rigenerazione post-apocalittica, che cazzo è? Rigenerazione urbana sembra che in passato ci fosse... la città urbana, adesso devono ricrearla. Rigenerazione urbana, appunto, proprio forse perché è VR, quindi la rigenerano all'interno di un mondo virtuale. Stare attento pure alle traduzioni. Non sono mai così troppo importanti le traduzioni nel mondo Pokémon. Siamo in Elden Ring, dove basterebbe una parola e crolla tutto, dai. Poi sì, alcuni casi del genere ci sono, so benissimo, però. Fammi vedere come compare il simbolo delle Mega. Prevista per il 2025. Le immagini non sono tratte dal gioco, non avevo dubbio. Qua che c'è, sì. Yeah, le mega! Woo. Yeah! Vediamo se fanno delle belle mega. Le mega mi piacciono le meccaniche, ma i design spesso sono bruttini, quindi vedremo se faranno dei buoni design. The keys have been jingled. Ci sono le mega. Ci sono le mega. Vediamo. Fatemi controllare il sito ufficiale. Solitamente ci mettono un po' a arrivare le cose. Però, vediamo nel frattempo. Se voi ce l'avete già, potete anche passarmelo volendo. Ma c'è un presence come cosa programmata e basta, non si è ancora stato aggiornato. Ok. Mega di nona gen, così sei contento. Ma possono fare delle belle mega di nona gen comunque. No problem. Si sta pensando a un ZA tipo che si parte dal futuro per andare al passato, Z a XD. Si sta pensando che... creando un loop temporale come la teoria del paradosso di Leonardo da Vinci. Creando un loop temporale come la teoria del paradosso di Leonardo da Vinci. Non so cosa ti riferisci. Su Twitter dicono sia per Switch, perché sotto annuncio di dito dice Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Cioè è vero, c'è da dire che compare comunque scritto è Cristo. Con scritto Pokémon Nintendo Switch qua in alto. Ma perché? T'ho messo in pausa. Anche quello è vero, però boh, potrebbe essere la stessa cosa comunque. Solitamente, infatti, l'idea comunque del gioco esca
in concomitanza su Switch 2, potrebbe essere cross gen, ovviamente. Però il gioco esce in concomitanza con Switch 2 e titolo di lancio di Switch 2. La cosa strana a riguardo è che solitamente i giochi Pokémon escono subito per una nuova console al lancio. Sarebbe comunque un primo caso, solitamente ci mette un po' di tempo solitamente arrivare il gioco Pokémon su una nuova console. Quindi non saprei. Quindi intanto Switch 2 nel 26? No, dovrebbe arrivare nel 25. Ci sono troppe ipotesi della realtà virtuale di una trama che potrebbe girare intorno a Luminopoli, c'è troppo. No, in realtà no, non c'è troppo, c'è troppo poco, quindi puoi presentare qualsiasi ipotesi, può essere concreta. Io posso guardare il trailer e dire, ma vedete che in realtà, se vedi l'ambiente, chiaramente, praticamente sarà il design di una nuova Pokéball di leggende, perché un gioco di leggende avrà una Pokéball con un design differente, e quindi la Pokéball qua sarà una Pokéball futurista che non si apre in due, ma si apre tipo in cinque spicchi, ed è più futuristica strana. Però, appunto perché non c'abbiamo niente su cui basarci, quindi posso dire qualsiasi cosa. No? Puoi dire tranquillamente ogni cosa. Dal design della città, cosa mi fa pensare? Arene da combattimento o sono soltanto piazze? Tipo capi palestra, ho pensato tipo a capi palestra per capire se ci sarebbe roba del genere, però che cosa è impossibile da capire qua. Strano però sesta gen, che cosa strana. Ormai quindi è patente da buttare via l'idea del dell'ordine, il pattern che c'è stato fino adesso dei remake di giochi Pokémon e dei progetti Pokémon di vecchi titoli. È completamente da buttare nel cestino quella roba lì, perché ormai possono fare quello che vogliono. Già tecnicamente avevano rotto le cose con Let's Go, però la gente diceva no, è perché è una cosa diversa, Let's Go c'è comunque il pattern, visto? Dopo l'ottava gen hanno fatto BDSP. Ormai no, basta, cioè credo che possiamo debancare la teoria. Cioè, a dire però che se andiamo comunque, adesso devo fare comunque la giustificazione di quella teoria. Se andiamo con quella teoria, in realtà è ogni due generazioni che c'è il remake di quella precedente. Quindi è per l'ottava c'è la quarta, per la sesta c'è la terza, per la quarta c'è la seconda, quindi per la decima ci sarà la quinta. Unima confirm, questo è il metodo. Questo è il metodo classico del fan Pokémon che aspetta i remake di giochi vecchi. Però questo chiaramente è fuori dal pattern. Davvero è simile a XY. Cosa è simile a XY? Il pattern della città? Cioè è una X ed è anche una Y. Confermato il titolo Leggende Z dal reupload del trailer. Singolo, ok. I pattern esistono nella vostra testa. Se vogliamo fare un lavoro temporaneo, tamponando XY, abbiamo una storia di AZ dove sta Flebebe Nero, Zega... Sì, io so, ho giocato il gioco lì. Conosco la serie Pokémon. Se è come dici, allora con la decima doveva esserci Spada e Scudo? No. Non hai capito. Con la decima, secondo me il pattern ci dovrebbe essere la quinta. Non l'ottava. Stranissimo però XY. Ok che ormai c'hanno 10 anni, però particolare. Aspettiamo un secondo per vedere se ci sono, per sentire anche casomai gli altri. Vediamo se sono ancora disponibili per fare chiacchiere. Voglio sentire l'opinione anche di Frozen Town. Questo sarà altissimo. Vacca vacca. E per caso per vedere se esce qualche notizia anche sul sito. Aspettiamo un attimo. L'hanno fatto perché ha giocato X in tedesco e hanno sentito la tua lore. Potrebbe essere. Ci posso credere. Che cazzo sono gli altri? Non so dov'è Frozen. Ok. Frostparita, è in live ancora? Sì, è live.
Comunque sopra inaspettato. Ma era comunque un anno strano questo qua. Era particolare come situazione comunque. A me suggerite subito di più il gioco di carte collezionabili. Sono ancora confuso di quello lì, voglio sapere di più anche a riguardo. Ma quindi The Mega Flygon Dream è possibile? Potrebbe essere. Legends Pokémon. Grazie Lord. Oh, grazie mille. Gentilissimo. Vediamo, cosa abbiamo sul sito di informazioni per adesso? Leggende Pokémon ZA! Pizza! Una nuova e ambizioso capitolo della serie di videogiochi Pokémon. Ah, ZA perché finalmente abbiamo il treno che ci porta in Italia! Quindi ZAP sta per pizza! Ah! Sarà disponibile simultaneamente tutto il mondo nel 2025. Una nuova avventura ti aspetta a Luminopoli, dove è in corso un progetto di rigenerazione urbana volto a trasformare la città in un luogo che possa appartenere sia alle persone che ai Pokémon. Non ti resta che aspettare per scoprire di più con i tuoi occhi. Non mi dice molto. Mi sembra, diciamo, nel tempo reale. Ah. Ok, un secondo. Sentiamo anche gli altri. Uscita globale in simultanea. Questa... Ok, non c'è nient'altro. Okay. Proprio nessuna informazione per adesso. Fuffa completa. It's Fuffa Town. Va bene. Ci può stare. Me l'aspettavo in realtà, non credo che potessero dire troppe altre cose al momento attuale. Vorrei sapere anche così riguardo al nuovo gioco. No, fuck. Sono non su Discord, quindi devo... capire come cazzo entrare. Forse stanno andando in ordine i loro in base alla creazione dell'universo e gli eventi di Kalos con AZ e Fluetta sono i più antichi dopo Legende Arceus e Vagini Paldea aggiunte in scatti, ho letto. Boh. Non lo so, ma sono molto confuso in generale. Non è Pokémon Shuffle. Ma si chiama un nuovo gioco? Ma è questo, no? Era Pocket, se non sbaglio. Pokémon Pocket. Perché? Non mi uscite la telecamera, please. Ok. Ok, sì. Secondo me, ragazzi, per novembre c'è qualcosa. Oh, è arrivato anche il buon Grav. Salve! Oh, ecco, dov'è? Dov'è? È tutto grigio. Secondo me non è grigio. No, sì, perché sicuramente sono in live, quindi non posso condividervela. Quindi aspettiamo che risolva. Vabbè. Grav... Neanche c'è la telecamera. Non la vediamo, ma la sentiamo. Ok, va benissimo così. Vai, dai. Vai, perché sennò ti fa conflitto. Noi abbiamo parlato a ruota, senti un po' tu cosa hai da dire, vai. Io cosa ho da dire? Sì. Relativamente poco comunque, perché hanno mostrato molto poco in ogni caso. Sì. Però, te l'aspettavi XY ovviamente, immagino di no. No, XY non me l'aspettavo come opzione. Perché cioè, secondo me era proprio l'ultima delle opzioni, proprio. Non l'ultima, secondo me è più ultima, era casomai un remake di... Sole, Luna o di Spade Vabbè, Scudo. Sì, certo. Quella è proprio impossibile. Senso, sì, sì. Era insensata. Però sì, tra tutte le opzioni, un Leggende Zygarde era abbastanza in fondo a quelle possibili. ZA. Anche la cosa strana è la release al 2025, che abbiamo quindi un anno e mezzo di vuoto, che a me va benissimo, Io sono contentissimo. Io quando sono entrato nella conferenza ho detto, per me il best case scenario è non ricevere un gioco Pokémon quest'anno, o se dobbiamo riceverlo un Leggende. Io quindi...
sono contento. Posso prendermi un minuto e vi dico una cosa e poi da lì la snoccioliamo e mi dite cosa ne pensate voi? Yes. Ma certo. Questa cosa delle tempistiche, no? Del meglio prendersi del tempo piuttosto che, ok, è un modo, come dire, secondo me, verticale di programmare e di utilizzare anche la manodopera che al momento ha a disposizione Game Freak. Il fatto, la mia critica ancora più grande, secondo me, è anche giusto che ci sia un gioco Pokémon all'anno, va bene, sì, ma sì, più persone, allargare la base, cioè praticamente restringere i tempi aumentando, come dire, il potere di mining. È quello che dico io sempre recentemente. Loro potrebbero fare questo invece che aspettare, ma comunque io non vorrei tradire le vostre... l'altro topic è che Q... Unima. Sempre Q era lo stesso che quando uscì Spada e Scudo, addirittura, aveva detto che sarebbe cambiato il battle system e che sarebbe diventato come un MOBA. Dove voglio arrivare? Aveva confuso banalmente le veline di Pokémon Unite, che sarebbe uscito poi di lì a poco effettivamente. Mm-hmm. Io quindi vi dico, secondo me lui delle veline magari buone e giuste ce l'ha, è andato su Unima, ma semplicemente non l'hanno annunciato oggi. Secondo me il remake di Unima è quello che uscirà a novembre. A me, secondo me a novembre è veramente improbabile che a novembre non esca un gioco Pokémon. Ragazzi, prima di però, ci sia dico, quello. C'è comunque l'opzione, perché c'erano dei rumor recenti e adesso anche delle persone comunque hanno un pochino più credibili, che hanno confermato l'idea, certo, è che Switch 2 doveva uscire quest'anno, ma l'hanno rinviato al prossimo anno. Quindi comunque una release 2025, se comunque Pokémon, anzi Nintendo, vuole vendere le console, Pokémon è un ottimo brand per farlo. Forse certo, per questo che c'è stata una assenza, diciamo, di roba nel 2024, Mm-hmm. Però anche lì aggiungo anche il discorso riguardo al perché comunque voglio un anno vuoto. Non è che voglio un anno vuoto perché voglio che spendano più tempo a sviluppare il gioco e tutto, perché purtroppo il problema di Game Freak non è tanto il fatto che non hanno tempo a sviluppare roba. Ci sono studi come anche From Software che hanno fatto uscire un gioco all'anno uno dopo l'altro, tutti in una qualità mostruosa. Il problema è che sono molto indietro a livello di team, a livello di capacità, a livello di un sacco di cose, quindi non solo gli serve il tempo, diciamo, per sviluppare giochi, va bene, gli serve il tempo per riorganizzare l'azienda, riorganizzare il team di sviluppo, riorganizzare tutto. Io, ragazzi, allora però ho un presentimento sui remake di Unima, se dovesse essere così. E allora, ha sicuramente un che di realistico, però allora mi viene da buttare lì questa palla da cogliere. E se, siccome tutti aspettavano questo remake di Unima, veramente tutti, ok? Cioè era ciò di cui si parlava da mesi, se fosse stato volontariamente omesso dal Direct, in cui invece è stato mostrato un Legende, percepito come il gioco bello, tra virgolette, ok? Per evitare di mostrare adesso e scatenare l'ira funesta, dato che il remake di Nero e Bianco è BDSP sviluppato da Ilka e lo shadow dropperanno più avanti, come a dire, guardate, vi abbiamo fatto vedere Leggende che è la ciccia grossa, ah sì, esce anche il BDSP di quinta generazione. Che è quello che hanno fatto con la Legenda Arceus, eh? Sì, perché è uscito Arceus e... Sì. Però lì l'hanno annunciato in contemporanea, uno dopo l'altro. Sì. Li hanno annunciato insieme? Sì. Prima BDSP e dopo BDSP e subito dopo Leggende. Sì, esatto. Neanche una pausa c'è stata, giusto? Hanno proprio fatto BDSP, tutti quanti, oh no, cibi, e poi oh, che cos'è sta roba? Io spero che non lo facciano, perché secondo me uno dei motivi comunque del perché Leggende ha venduto male, che poi comunque ha venduto le sue, cos'era, 15 milioni di copie, ha venduto comunque bene, è perché aveva 3 mesi prima un gioco dedicato alla quarta, e un mese e mezzo dopo che è uscito il gioco ha annunciato la nona gen, quindi il tempo dedicato a Leggende era letteralmente un mese e mezzo praticamente di vita, che era una situazione abbastanza assurda. Quindi io spero che dia tutto il tempo possibile a lui per dargli più spazio e casomai anche vedere se può effettivamente in parte, tra virgolette, rimpiazzare la serie principale o comunque sperimentare di più. Questa che dicevo, è chiaro, è una speculazione solo immaginando che comunque debba uscire questo remake o che debba uscire un gioco a novembre, perché altrimenti non è necessario. Va da sé che in questo momento quello che ci dicono le informazioni che abbiamo è che nel 2024 non esce nulla e avremo Leggende, perché razionalmente non avrebbe senso altrimenti andare a chiedersi, cioè, perché non l'avrebbero annunciato oggi.
Tuttavia, se ci fosse un altro gioco, perché non oggi? La spiegazione che cerchi di darti è magari per evitare di muovere troppo le masse, dato che il Leggende in sviluppo era quello su Kalos e per la quinta gen è stato previsto solo il remakeino remastered 1-1. Boh, è l'unica spiegazione che riesco a darmi, altrimenti per ora skippato a pie pari. Oppure banalmente ci può anche stare che abbiano visto che non ha funzionato annunciare due giochi nello stesso Presence e vogliono giocarselo uno per Presence, cioè fotterti con la roba dei pre-order, tipo così adesso questo e poi ti preordini anche l'altro. Se li hanno annunciati insieme, mi fido di voi, io non me lo ricordavo. No, ma ora che me lo dici mi ricordo effettivamente che si passò da una sequenza a quella dopo e tutti si dissero questa, cioè che non se li giocano più insieme in un Presence, ma se li giocano in maniera più intelligente, se vogliamo, e nel Presence prossimo che arriverà a giugno ti dicono che comunque uscirà il remake a novembre. Io penso, ragazzi, che a novembre qualcosa esca. Cioè, io fatico a pensare che un'azienda come Pokémon, quotata in borsa, che ha bisogno di fare nuovi giochi, si lasci sfuggire il fatturato del Natale. Perché ad ora te a Natale non avresti per la prima volta dopo quanti anni un gioco. Paradossalmente l'ultima volta era successo era per 2015. Potenzialmente il mancato Pokémon Z. No, 2015 no, perché uscì Super Pokémon 2014 Horas, 2013 XY, 14 Horas, 16 Sole Luna. Il 15 allora. Il 15 uscì solamente in America prima e poi non arrivò più tardi. Super Mystery Dungeon. Sì. Z porta con sé i buchi nella schedule del brand Pokémon. È vero, sono passati 3000 anni, quindi. Un altro DLC, poi, raga, io non penso. Tweet di Nintendo America. Ah, andiamo a controllare. Nel frattempo, vi abbiamo controllato, stiamo godendo. Unima fa schifo, andate a fanculo. Ve lo metto. Di merda. Prima tu non c'eri, però prima Martini ha detto del fatto che Leggende ZA, ovviamente al contrario è a Z, certo. Però come se tu ricostruissi la storia. Era un commento della chat, non lo voglio fare mio, ho detto un ragazzo. Okay, vabbè, l'ha letto. Sì, l'hanno detto anche da me come cosa. La mia altra ipotesi su quello che potrebbe essere comunque ricostruzione urbana, qual è il termine corretto? Rigenesi urbana. Ricostruzione urbana. E roba simile. E anche con l'estetica comunque dell'ambiente tutto, ho pensato potrebbe essere tipo mondo virtuale. Ragazzi, lo volete sapere? Cosa dice il tweet? Dica. Dimmi. Il trailer di reveal di Leggende Pokémon ZA, una nuova avventura ambientata interamente a Luminopoli. Ah, entirely okay. Within. Cioè, confinata a Luminopoli. Ok. O quanta grande fanno Luminopoli, quindi? Ma che cazzo ne so, ma perché? Ma che senso ha? È solo città? Come fai ad avere variazioni? Posso dire con una battuta, quantomeno faranno i palazzi esplorabili. E infatti... Ah, beh, non so se... non è scontato. Ma è Assassin's Creed. Una cosa brutta. Esatto. Magari tipo Assassin's Creed, oh, quello è ambientato, ragazzi, però oddio, esci da Firenze. Che entri, c'è il macchinario e poi via, non lo so, via. Può essere benissimo quello, però aspetta. Boh, secondo me come gestionale è figo. Esatto, da Luminopoli tramite VR ti portano all'esterno. Allora, che non è confortante, ma può vuol dire di tutto o niente. Sì. Perché io Graver stessa questo. Idea comunque, VR, vai fuori, via, risolto, grande. Non sono errore, però ti devo dire. Mezzo neurone condiviso, disturbante. Watch to see the reveal trailer within. Set entirely. Vai commenti. Ah, Nintendo of America era andato in poco. No, i commenti stupido. Su Twitter ho promesso a me stesso di non leggerli mai più. No, non conviene più. Ce l'hai il filtro attivo? No, leggo io. No, è meglio di no, perché è una merda. Ci sono i bot con i culi anche lì, quindi meglio se non scrolli. Non proprio bot, ma comunque culi, sì. Io non sto condividendo lo schermo, quindi posso vedere anche io. Eccolo. Io vi dico, ho fatto una faccia contrariata quando ho letto questa cosa del ambientato interamente a Luminopoli, perché per una questione di sfiducia, nel senso che non è una formula che non ha funzionato in altri titoli di altre serie videoludiche, ma non è la formula di Pokémon, e tutte le volte, secondo me, che hanno provato a uscire troppo dai confini della formula di Pokémon hanno perso parte dell'identità
del franchise, e questa è una cosa pericolosissima, per cui vabbè, è un lancio di moneta, no? È che se vuoi rendere la città di Luminopoli interessante, gli fa la densa piena di dettagli e cose simili. Sì, io ho esatto, una paura esatto. incredibile che se fa una città densa piena di dettagli e roba simile vada a 3 fps. Se è tutto concentrato in un singolo punto, quindi... Cioè, è pericoloso. Magari esce un gioco capolavoro, ok? Tipo, appunto, Assassin's Creed. Però che è ambientato sempre nelle... Raga, però è Pokémon. Commento di Aster Painting. Ma se è tutto in città, dove li catturi i Pokémon? In città? Sì, ho capito. No, ho capito. La città è solo la hub. È come Legend Arceus, che poi c'è un caricamento e vai via. Ma forse. La cosa figa... è che quello ma che ci hanno fatto vedere è che sicuramente la città te la ricostruisci tu, la modifichi tu, fai un sacco di robe. Col fatto che sei solo lì, vanno a risolvere tutte le criticità di Arceus, che fondamentalmente eri in un cazzo di accampamento con 3 case in croce, brutte, non c'era niente, ti annoiavi. Forse sono riusciti a risolvere questo problema, e come dicevamo anche con Gravier, tramite le torri o comunque queste cose qua, tu metti un visore, una cosa in realtà aumentata, perché palesemente il trailer è futuristico, e vai a goderti quello che c'è fuori, eccetera, in qualche modo ottenendo magari materiali, cose che ti servono. Molto... Il punto è, loro riusciranno a replicare la sensazione, il gameplay, il divertimento di Legend Arceus? Anche perché l'hanno chiamato Leggende, però. Quindi ti aspetti quella roba lì, ti aspetti l'esplorazione. Ormai Leggende è un brand, spin-off, ma brand. È enorme. Ormai è una serie. Cioè, è una serie, scusa, non un brand. Una, io non una serie. Darei troppo peso a questo tweet. No, per il momento. Però comunque, non abbiamo... aspetta, c'è comunque lo spazio per fare effettivamente l'intero gioco dentro la città, perché hai comunque la città divisa in quadranti, separata in parti differenti alla modi open map, aree di Leggende, Pokémon Arceus. Se hai comunque una città dove cercano comunque di far convivere i Pokémon umani in un modo che non è mai stato fatto prima, forse quindi ci sono i Pokémon selvatici anche all'interno della città. Sarebbe un po' strano, però comunque anche... c'è comunque la base per quello. Anche okay, perché abbiamo visto Sylveon lottare con Aegislash. Comunque okay, vedi, torna, questi catturano... Fa uscire un Gyarados, mi Dragonite, pare. Dragonite, lì c'è cioè diciamo ti fanno una città veramente enorme. Se è così, a me va benissimo, perché può essere la console può essere figo. È figo, la console quindi potrebbe essere grande quanto la regione di Paldea, va bene. Sì, capito, piuttosto che 8000 texture, tutte incollate, brutte, eccetera, mi fai una città, me la fai bene, me la fai gigante... E poi da lì vado nei vari settori come Leggende. Thank se you, però Edu. Mi tieni le figate di Leggende. Ah, chissà è... Il punto sai cosa? Abbiamo visto il trailer, siamo stati in hype per 2 secondi e adesso stiamo già cercando il pelo nell'uovo. Quindi avevi ragione che noi europei stiamo già vedendo... No, vabbè. No, per me non si tratta di cercare il pelo nell'uovo. No. Si tratta semplicemente di interrogarsi sul tipo di formula che verrà utilizzata e... quanto, cioè chiaramente sempre sul piano speculativo, quanto possa essere compatibile con quella che è la formula Pokémon. Siccome sai questa cosa? È un'ambientazione e l'inciso del tweet di Pokémon, di Nintendo America sembra suggerire una cosa completamente inedita per la saga, ti viene da chiederti tipo come verrà gestita una cosa del genere nella saga Pokémon? Cioè, si tratta semplicemente di interrogarsi, secondo io me. Io ho un'altra domanda, comunque. Già pronto domani andare con l'elmetto, perché tanto chiaramente che schifo, ci hanno delusi anche a questo giro. Ah, sì, realtà, ovvio. Quando in realtà hanno tirato fuori una cosa diversa, e quindi... Il hanno trailer era qualcosa anche bello, sul sito ufficiale. Andiamo a vedere anche il sito ufficiale. Il present comunque overall era bello. Finalmente l'hanno capito di non romperci le palle con tutti gli spin-off. Sì, hanno fatto presto. Quelli in 5 minuti se li sono tolti. Levati, sì, via. Il bello. Della conferenza è migliore questa volta qua, mi è piaciuto di più. Gra. Ma le carte allora... non ne abbiamo parlato. Molto bello. Sono confuso perché non è le carte del gioco di carte vero e proprio, sono set nuovi altro? Inventati ed è un gioco di carte semplificato. Sono pacchetti con carte di più set. Sì, infatti è strana come cosa. In tutto questo mi chiedo, Pardì, ma tu sei pronto a gestirti Scarlatto e Violetto un altro anno e mezzo, sì? No, ma io, allora, tanto ragazzi, allora, il competitivo viaggia su un altro binario, quindi io, sì. A me non è che, a me non cambia, cioè, chiaro, se mi avessero fatto un gioco mainline con la terra cristallizzazione a un'ima, sarei stato più contento, però comunque qualcosa di nuovo devono inventarselo per definizione, perché ora fino a aprile compreso c'è una regolamentazione, poi dopo c'è da aggiungere quella dei mondiali, che sarà probabilmente con gli Uber, boh, chissà. Dopodiché non è che possono tenere un regolamento che di solito dura 3 mesi, un anno, ponte fino a novembre 25, quindi qualcosa si inventeranno o nuovi anche nuove forme paradossali.
fate qualcosa, non è che... Diciamo che la competitivamente parlando, come vi ho detto prima, lo ripeto per chi magari fosse entrata la logica che mi viene è che nel futuro del competitivo rivedo le mega, perché le mega, se ritorna la meccanica in leggende, e c'era sicuramente un'altra meccanica che fa il nuovo gioco Pokémon che ha una meccanica o che non ha una meccanica che è compatibile con leggende, ma i protagonisti di leggende saranno delle mega sicuro, perché se no perché mi fai quella, no, quell'animazione con la mega in fondo, perché la puoi valorizzare ovviamente. E che fai? Non li puoi mettere in gioco mainline perché in gioco mainline non c'è la mega. Secondo me a questo giro sulla meccanica hanno deciso di andare sul sicuro, e è il remake della meccanica che è la perché è di fatto quella che tutti, io penso che infatti ragazzi col senno di poi Xerneas e Veltal non ci sono su Scarlatto e Violetto. Ma questo vuol dire tra l'altro che riceveremo una assolutissimamente non rotta e mega buffata forma origine di Xerneas e Veltal? Forse anche Zygarde a sto punto. Dipende. Oh, siete pronti a recuperare un'altra volta 100 cellule a caso sparse per la mappa? Ragazzi, no, ragazzi, siete pronti a Mega Charizard Z? Oh, è vero! È vero! È vero! No! Me ne sono dimenticato! Cazzo, è vero! Oh, come c'è Mega Charizard X Region? C'è ragionissimo, ci sarà palesemente. Grave, ne fanno altre due. Fanno Mega Charizard A e Mega Charizard Z. Che palle! Onestamente, se lo fanno, io voglio che facciano però sia Mega Charizard A che Mega Charizard Z. O tutte e due o niente per me. Non posso soltanto fare Mega Charizard Z e basta, le voglio tutte e due. Comunque secondo me quest'anno andrà così, probabilmente annunceranno bianco e nero come ha detto Pardini in sordina qua quest'anno a novembre eccetera, però annunceranno anche Switch 2, riempiranno l'anno in qualche altro modo, gennaio, febbraio, marzo dell'anno prossimo esce questo nuovo leggenda e poi l'anno 2025 eccetera, a novembre avremo il nuovo titolo della nuova generazione che girerà sulla nuova console a sto punto per inaugurarla. Quindi quest'anno è una sorta di anno. Ecco, è vero, mi chiedono in chat, parlo di sicuro se lo ricorda meglio. Nel 2015 quando c'è stato quel buco dove non c'era un gioco, come era fatto il competitivo? Super Mystery Dungeon. No, il competitivo si giocava su Horas e l'anno dopo c'è stato il primo anno con le Mega No Uber che l'ho vinto io, non ricordo bene, e grazie alla fixata che dovevo fare, e 2016 con gli Uber, basta, poi il 17 è arrivato Sole e Luna. Poi 18 le sue IV Pikachu con Usum. E non pensi poi che potrebbe fare questa cosa di nuovo anche con Scarlatto e Violetto? Il problema è che Scarlatto e Violetto. Il problema è che Scarlatto e Violetto sono al secondo anno ora. Capito? Quindi quello c'è anche tutto un anno da riempire. C'è un terzo anno da buttarci dentro. Io penso che a novembre esca qualcosa, ragazzi. Un nuovo gioco ogni 3 anni, quindi dici? Nuova saga sempre ogni stato, 3 anni. Sempre stato un nuovo gioco ogni 3 anni. Una nuova generazione. Ragazzi, esce qualcosa a novembre, però non è di Game Freak. Sono pronto a metterci il 100%. Non può essere di Game Freak. No, per forza, per forza. Che potrebbe essere una cosa buona, allora, Sì, no, per carità di Dio. Non voglio dirla né con connotazione negativa né positiva. Cioè, non ha nessuna connotazione di merito o demerito. È proprio solo una constatazione, cioè se esce una roba a novembre non può essere di Game Freak, impossibile. Vero. Perché se lo fosse sarebbe una merda. Se mi fai un gioco Pokémon che si prende e si accolla al competitivo a novembre, non me lo puoi far durare. No, pardon, no, per me no, è una roba tipo BDSP o tipo Let's Quindi, Go. A questo punto io penso che, a meno che, ragazzi, effettivamente la decima generazione, che non è una generazione qualsiasi, no? È la decima. Sì. Non esca, non la vogliono far uscire davvero, come diceva il ragazzo in chat, al quale io ho detto non sono d'accordo, però in virtù dell'annuncio forse ha ragione lui, nel 26 che è il trentesimo, così fai trentesimo e decima generazione e però allora a novembre avere quanti anni di devi fare per un gioco perché se l'ho detto 4 anni non durano, capito? Quindi devi fare un gioco che esce a novembre e che se ne fa due, quindi due di Scarlatto e Violetto, due di questo fantomatico gioco che esce a novembre e la decima. Aspetta, però tu stai comunque escludendo in automatico che Leggende non possa avere competitivo perché lo scorso non ce l'aveva. Per forza,
per forza. Ma se cambiano? Perché leggende Pokémon è comunque un'altra IP tecnicamente, Gra. A meno che, come dice Gravier... Puoi comunque passare Pokémon da leggende fino a scatti volenti. No, come dice Gravier, si gioca il competitivo su leggende, e c'è la Mega, quindi non c'è... E questa, guarda Gravier, in realtà più che ci penso e più assume valore perché c'è la Mega, mentre su leggende Arceus la meccanica era quello stile veloce, Sì, attacco potente, no, attacco veloce... Aspetta, però noi non sappiamo ancora nulla di quell'aspetto lì. Potrebbe essere anche semplicemente una meccanica che va ad aggiungersi al sistema di combattimento di Legend Arceus. Ma il sistema di Legend Arceus era, era tradizionale, solo che c'era quel rapid colpo. Sì. Non è proprio. Ce l'ho, ragazzi. Vai. 21 novembre 2024. Cosa? Che cosa? 21 novembre 24. È un venerdì, giusto? È il 25esimo anniversario dell'uscita di Oro e Argento. Okay. Vabbè. 25 anni. Un gioco non di Game Freak, spin-off, barra Let's Go, barra quello che è. Potrebbe essere lui. 21 novembre, vediamo che gioco. No, ma raga, qui gli appuntamenti, le occasioni si sprecano, capito? Però è strano comunque, cioè, mi sembra strano che annuncino prima il gioco che arriverà nel 2025 che quello del 2024. Il 21 è giovedì, e il 25 giovedì. È venerdì. Prendo ferie, Axo, prendo ferie? Metto sul calendar. Sì, sì, fra, è scritto, è scritto. Sono il nuovo Riddler Q. Boh, aspetta che faccio anche un indovinello. Axo che fa sono io Riddler Q. Sì, pazzesco. Faccio un indovinello, così metto... ne ha cannate un botto, eh? Sì, sì. No, secondo me, non sa più un cazzo. Lui l'hanno completamente scommesso. Non Babbo Natale e Santa Lucia, che sono Ho-Ho e Lugia. Vado a pisciare. Aveva mancato tipo il 90% delle cose nel disco Indaco. È da mesi che parla, se non sbaglio, di remake di quinta gen, ma a questo punto, No, no, ma secondo me lui con oggi è finito l'impero di Riddle Q. Perché potrebbe essere. A meno che non abbia delle informazioni strane dietro. Fammi vedere. Boh, onestamente... non so più cosa aspettarmi, è tutto così confuso. Io voglio solo la console nuova di Nintendo, non mi interessa il resto. Voglio solo giocare Elden Ring in pace, fatemi scegliere il sì, per favore. Ma vai a cagare. Ma giocati qualche gioco bello ogni tanto. Secondo me comunque non è troppo un problema che esca Switch 2 prossimo anno, considerando tutto. No, quest'anno secondo me esce. Sul sito comunque sì, c'è legends.pokemon.com/it, ma non c'è niente di... No, non c'è scritto quest'anno... nulla. Prima non c'è scritto nulla. Quest'anno massimo primavera prossima. Però da molti rumor e leak stati di recente sembra più 2025 purtroppo. Per me hai dato ragione, perché comunque per adesso 2024 è molto fuffa, perché sono soltanto dei remake piccoli, remastered piccoli e comunque hanno uscito. Mi trovano Metroid Prime così Shadow Ninja a giugno dicendo uscirà quest'anno, quindi quest'anno più o meno è coperto. Se no per il resto cosa esce? Peach che balla e si trasforma. Mario Remake, quello lì solito. Però se è un anno vuoto prima di Switch 2 non è la fine del mondo, perché così vuol dire che c'hanno la roba da parte per Switch 2 potenzialmente. No, no, quello chiaro, quello chiaro. Cioè, pensa invece alla situazione di PlayStation, che hanno detto no, non c'abbiamo nessun gioco first party fino al 2025 almeno. Dici, ok, buono per voi. Sono tre giochi su PS5, vuol dire anche che stanno live vuoto, ok. Va bene. Infatti la mia 5, come ben sai, venduta. Vabbè. Ragazzi, siamo soddisfatti, però, raga, dai, diciamolo chiaro e tondo, siamo soddisfatti. La speculazione ci piace. Io sono onestamente, hanno sorpreso, quindi sì. Cioè, poi si criticherà aspramente se il gioco farà cacare, ma fino adesso non possiamo sapere. Sì, sì, non ci si può neanche lamentare, perché io sono del partito del voglio un gioco all'anno, va bene, però sono minoranza. Tutti vogliono aspettare, a questo giro, se per ora non ce lo fanno, la gente deve essere contenta, e non c'è gioco, si sono preso il loro tempo. Capito, faccio due palle così che novembre ogni anno, basta, no, poi non lo pubblicano, aspettate un attimo, fategli rifare questi giochi. No, indubbiamente sono molto curioso, e più che altro, più ci penso, e più questa cosa non l'ho ancora metabolizzata, l'appassionato competitivo che è in me, tornano le mega, è ufficiale, cioè dopo la Terra ci sarà la mega.
Sì, in qualche modo tornano le mega. Comunque dai, tutto sommato un annuncio importante oggi c'è stato, il gioco di Axo. Aveva ragione quando l'ha detto. raga, ovviamente, cioè, dobbiamo assolutamente replicare questo format, e d'ora in avanti non ci sarà mai più presence senza il salotto. Anzi, Grav, io mi scuso pubblicamente se non ti ho invitato, ma sapevo che te la seguivi da solo e non ti volevo rompere i coglioni, ma per non me... Non ti preoccupare, io se inizio quelle cose da solo e poi entro casomai in chiamata un Fro Tonks per parlarne successivamente. Dai. Raga, io vi saluto, bello. Vi ringrazio per la disponibilità. Aspetta un attimo, Pardo. Torno live alle 18, dimmi. Axo. Aspetta un attimo, stavo guardando adesso sul Twitter di Riddler Q. Dimmi. E in realtà, quello di Cursola, Palafin e gli altri quattro, Cursola è a forma di X e Palafin è a forma di Y. Ma adesso però non andiamo. Intimidate? E gli altri... Dov'è gli altri... Palafin? La X, scusa? La Y, Palafin. È a forma di Y il corpo. Ma vai a cagare. E poi? Aspetta, cioè, non l'ho dedotto io, sto leggendo un commento. Non sono, a me non mi sono sembra lui che mie. Cerca di declinare la puttanata e ha detto... No, è un commento, è un commento sotto, è un altro tizio che ha commentato. Non ho capito gli altri quattro. Allora mi sembra interessante, cioè l'ho trovato interessante. No, non hai capito, gli altri quattro è perché sono di Pokémon di quinta e Luminopoli ha un pentagono all'interno. Ah, quindi sì, va bene, in realtà il no, non credo. Va bene. Secondo me stiamo un po' pisciando fuori adesso. Sì, mi sembra di sì. Grazie, Ao, per il Prime. Signori, noi ci si rivede, dico, nella chat. No, ho capito, fermi. Ho capito come l'ha declinata il tizio che commenta. Perché aspettate, i numeri di Pokédex in ordine sono così. Vabbè. Okay. Però se tu li unisci per numero di Pokédex fanno la Z. Poteva prendere di quinta però a sto punto. Yeah. Cioè di sesta, scusa, di Pokémon. No, vabbè, qui secondo me siamo nel trascendentale, ragazzi. Tutto sì. Non è proprio ipercampata per aria, visto comunque il tipo di indovinelli che fa. Chiaro, mi sembra anche a me una sculata clamorosa, se dovesse essere in qualche modo salvabile. No, adesso salviamo anche la A di ZA. Tutti i Pokémon, tranne Crocodile, hanno una A nel nome, ma Crocodile si legge Crocodile, che ha una A, e quindi un'altra volta c'è questa cosa, giusto? Ho tolto Tonks. Signori, scusa Tonks, ma la bullizzavo fino a oggi. L'ho detto perché non lo trovo sensato troppo, però. Non ha senso. Io vi mando un bacetto a Frozen, Axo, Tonks e Gravier. Poi noi tanto ci si risentirà, immagino... bisettimanalmente potente. Che palle, non a caso abbiamo il bianco e il nero qua, eh? Come ci sente un sus? Axo, cosa vuoi qua, eh? No, che qui c'è Axo che è l'infiltrato, eh? Certo, sì. Vero, cazzo, è vero. Sono l'unico dell'altra. Axo, a questo giro abbiamo deciso nella serie che a puntata 3 finiamo, cioè a puntata 3 è chiusa, non vi regaliamo punti, così poi non potete rompere il cazzo. Vi dovete guadagnare tutto quello che prendete. Vi ricordate cosa ho detto a inizio live? Che a fine live sarei stato così. eccomi. Allora facciamo così, io chiudo la live lasciando solo Axo a tutto schermo che piange con bianco e nero. Mettimi una musica sotto, per favore. Mettimi una musica sotto. Aspetta, la musica di bianco e nero. La musica di bianco e nero di Belle quando... Esatto. No, ce l'ho. Metto la musica di N. La musica di N, bianco e nero. Sì, sì, Unwavering Heart. Emotional. Sì. È quella. Vai, la chiudo anch'io così, vai. Aspetta, perché questa secondo me è troppo... È perfetta. Raga, ci vediamo dopo alle 18, però questa è la gag del secolo. Ciao, se ha intenzione di partire, eccola qua. Ragazzi, ciao Axo, ti lascio solo con bianco e nero. Non è oggi, ma torneranno, Axo. Te lo prometto. Yeah.
Average Pokémon fan. Oh. Oh, sono chiuso live, tranquillo. Vattela di vedere, gag incredibile. Allora, Aldo Fresh, grazie dei 100 bits, sono in pausa lavoro, salve. La critica del 7 mesi con Prime, se vedi tanto da ubriacate ci puoi vedere tante cose. Esatto. Raffland, Prime per 40 mesi. Non ho più la musica sotto fondo, vabbè, non importa. Mega Charizard è stato andando a perseguitarci. L'aveva scritto lui, l'avevo letto il messaggio, se no l'avevo capito, l'avevo pensato prima che l'avesse detto Pardini. Non sono una spugna, Prime per la prima volta. Sercio, Prime per 10 mesi. Pietro Square, 7 mesi. Micken, Prime per 5 mesi. I Gormiti, 20 mesi con Prime. E io che speravo in dei ringraziamenti alla lingua dei segni. Stelion Kontosk, ciao Yogra, complimenti per il 4 post al Pog per la sfiga del problema tecnico. Sono imbattibile, lo sapete. Ogni sfiga possibile e immaginabile ce l'ho avuta. Che sia il lancio della moneta che vado sempre nel lato sbagliato, o che sia quando deve iniziare la live muore l'intero audio del computer. È classico ormai. Non quello, quella è nuova come cosa, ma è classico la sfiga. Sidrst, Prime per 3 mesi, prima di bronzo. Prime più che meritato, let's go, lo stream più famoso al mondo, esattamente. Lucido, Prime per 5 mesi. Pokémon Leggende Mantine, amo Mantine. Vicini siamo stati. Verze, Prime per 16 mesi. Salve Jari, speriamo che annunciano la Dera, non la Gen. E scrivete, detto, non scherzo. E poi sono in pari. Vabbè, gente, allora vi saluto qua. Per me è andata benissimo Pokémon Presents. Sono contento. Nessun gioco quest'anno. Potenzialmente un nuovo gioco sperimenta con il brand, con Leggende Pokémon AZ. Mi va benissimo. È quello che spero io, che non facciano la solita roba rompipalle del cazzo e facciano cose differenti. Mi va benissimo. Anche se il gioco sarà brutto, sarà una roba differente, quindi mi interessa. La mia preoccupazione era trovare un gioco o super safe o fuffa incredibile che non avrei avuto voglia di giocare. Questo qua invece potrei aver voglia di giocarlo. Poi potrebbero mostrarmi delle immagini del gioco e vomito, potrebbe benissimo anche essere. Ma per adesso l'interesse c'è, cosa non mi aspettavo. Se ti interessa, Fan è ospite da Lethal. Ah, possiamo fare raid a lui allora. Lethal Streams, giusto? Facciamo raid a lui. Facciamo così. Vabbè, gente, buonanotte a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Sono andato a dormire adesso un po' presto. Vedo se farò un video a riguardo per Gave DLC. Penso lo farò. Non so se ho troppo di più da dire rispetto a quello che avete visto oggi, ma vedremo se lo farò. Basta.